Allora, andiamo con un prodotto invece molto interessante, se lo togliamo perché se non assegniamo questo, che è un barbaresco, è una, un magnum di 3 litri, un barbaresco molto interessante ad una quotazione secondo me anche più bassa di quello, anche di valore commerciale. Comunque intanto sentiamo la descrizione. Produttore di barbaresco, una sorta di grande cooperativa del barbaresco, questo non deve trarre in inganno perché sono produttori serissimi, con degli appezzamenti bellissimi che fanno un vino molto classico, che non tradisce mai le attese, oltretutto a un prezzo onestamente in questo caso davvero superabile. Un vino fine, elegante, quindi non c'è da... È un vino da compagnia questo? 90. È anche pronto da bere adesso. Quindi il valore di mercato è di 120 euro, la base d'asta è di 60 euro, in aumento di 10 euro, 70 qua, vediamo, 80, 90, 100... 110, vediamo, 110, non mi ricordo neanche chi l'ha offerta, 120 e 1 è il valore commerciale che abbiamo giudicato, forse il primo prodotto che vendiamo a quella che è una valutazione, ma in ogni caso vale molto di più. Vale di più perché è un 90, che invece è un 97. Esatto, quindi è un 90, 120 e 1, 120 e 2, 123 ha giudicato... Andiamo avanti con un altro vino di... E qua è come sfogliare un po'... Petrolo. Andiamo con Petrolo. Allora, Petrolo sono due bottiglie, Torrione e Galatrona, vino toscano, vediamo Andrea. Sono confermate le annate 2008 queste... Paolo, cos'è, scusa? Questo qui Petrolo Torrione. Aspetta che adesso le portano. 2006. Marco Mare. Che annate sono, scusa? 2006. No, 2009. È un 9 alla rovescia. Beh, questi rappresentano un po' i Super Tuscan, il mondo dei Super Tuscan, insomma, di come li considera il, soprattutto il mondo internazionale, gli americani, sono vini di grande spessore, grande potenza, grande concentrazione. Il Merlot è diventato un po' uno dei paradigmi dei grandi Merlot italiani, senza arrivare all'evento del Masseto, ma è sicuramente uno dei vini che ha cercato di fare un po' concorrenza al mondo di Pomerol. Allora, il valore di mercato è di 400 euro di queste due bottiglie, la base d'asta è di 200 euro, offerta in aumento di 20 euro, vediamo chi offre 2,20, se c'è qualcuno che offre 2,20, questo... 2,20, vediamo se c'è qualcuno che offre 2,20. Sono magnum queste bottiglie? Magnum, da un litro e mezzo, scusate. Sono due magnum da un litro e mezzo, allora vediamo chi è che offre 2,20, se il prodotto non interessa proviamo poi a rimetterlo dopo in base d'asta divisi e così diventerà più accessibile. Allora rinviamo il Torrione 2009 e andiamo con il Marchese di Frescobaldo con Mormoretto. Mormoretto è un altro Super Tuscan che nonostante insomma, l'azienda Frescobaldi che solitamente tende a far vini molto concentrati, questo è un vino che ho messo in degustazione proprio qualche tempo fa insieme a vini americani, a vini di Bordeaux con risultati veramente buoni, un vino potente ma anche molto fine, molto elegante, e questo l'annata confermo che sia la 2.6 2.6. Perfetto, annata buona. Annata buona, allora. Vino di grande possibilità di longevità, perché è un vino che dura benissimo altri 10 anni. Il valore di mercato è di questo magnum è di 160 euro e quindi la base d'asta è di 80 euro, 10 euro in aumento, 80 euro chi offre questo 90. Questo è un doppio magnum, Un doppio magnum. Quindi 3 litri, vediamo se c'è qualcuno... che offre 90 euro, 90 euro qua, vediamo se c'è qualcuno che offre 100 euro, vediamo, non vediamo, però immaginiamo che non ci sia nessuno, 90 euro, 90 euro e 1,
90,02 euro, 90,03 euro aggiudicato. Allora riportiamo e fra un po' magari facciamo la somma, così diamo un primo risultato parziale di quanto abbiamo raggiunto in quest'asta che ha ancora molti lotti. Andiamo con un vino importante e qua un altro pezzo da 90 per ravvivare ancora un po' la nostra asta. Questo è un Krug Collection 1985 e quindi è un prodotto anche questo unico. Sì, questo qui che dire, questo è Krug quando Conte si tapperà le orecchie, era Krug. Questa è una bottiglia onestamente che abbiamo avuto fortuna di bere varie volte, rappresenta quel trittico straordinario 85, 88, 90 che è un po' diventato una leggenda, quindi la versione collection, quindi con un di Gosmon successivo, è un vino onestamente non solo straordinario, di una potenza, di una complessità incredibile, ma anche un vino preso a un prezzo davvero incredibile. Il valore di mercato al quale abbiamo valutato è di 800 euro, la base d'asta è di 400 euro, con 20 euro in aumento, 400 euro, vediamo chi è che offre 4,20 qua, vediamo se c'è qualcuno che offre 4,40, vediamo se c'è 4,40, 4,60, 4,60. E dopo beviamo insieme lo stesso, quindi Krug Collection 85, 4,60, 4,80, 500. Non te lo facciamo comprare. 500. C'è un consigliere che ne sa. Che si vede che beve il 500, 501, 502, 503, aggiudicato. Questo è un grande acquisto ad un prezzo veramente importante. E allora andiamo avanti. Io direi di mettere in vendita quello che è il lotto. Andrea. Ci siamo, non mi ritardo. No, non so, quello che vuoi.